Siamo nella chiesa di Corleone, la chiesa madre, e prima dell'inizio della cerimonia, dei funerali di Stato a Cerrizzotto. Allora me la fa una cortesia, me li occupi per i familiari di vado a salutare non questi neri vertigiati che hanno vissuto. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora la nostra comune preghiera di Dio. L'orgoglio di tutta la tua cuore, questo che ha fatto spesso sentire il figlio non è voluto bene,
quel ragazzo sveglio, cresciuto in fretta, mi parlava nel buon uomo generoso e dal vento, poi in militare, poi la vetta. L'8 settembre del 43, come tanti altri giovani, iniziasti una lotta per liberare il paese dalla dittatura e costruire un'Italia migliore. Lottasti con la generosità che non mi contraddistingueva, con tanti altri giovani, al tuo fianco parlando di giustizia sociale, diritti per i lavoratori. Tornato nella tua comunione, trovasti che al posto dei fascisti c'erano altri padroni, altri trapotenti, e per la povera gente esisteva sempre la stessa miseria. Iniziasti un'intensa attività politica del Partito Socialista e sindacale per la CGIL, spiegando ai contadini che esisteva una legge che avrebbe consentito di ottenere terreni in affitto da lavorare e questo avrebbe migliorato la loro condizione di vita. E la gente è capita. Come te, altri uomini in tutta la Sicilia in quegli anni coltivavano il sogno di libertà e di riscatto delle condizioni dei contadini. Nel rispetto della legge dello Stato, elevate terra, diritti e lavoro. Uomini che avevate l'orgoglio di guardare negli occhi i propri figli, ma non per questo siete stati tutti barbaramente uccisi. 42 sindacalisti. Voi siete stati uccisi perché volevate avere anche l'orgoglio di poter guardare negli occhi i figli della povera gente, coscienti che con le vostre battaglie avreste gettato le basi per un loro futuro migliore. Questo era il pericolo per i latifondisti e per quella parte delle istituzioni che di loro si sentiva per mantenere lo stato delle cose. Perciò poi era stata scritta una storia di obbligo. Per tutti veniva negata la forza politico sindacale per promettere del mondo. Per te era stata scritta una storia terribile, cancellazione fisica e della memoria, gettato in una cultura dove nessuno lo troverà più di seduce a figlio. Ma il tentativo di cancellare la memoria è da subito che non mi sarà ancora finito, in quanto da sempre sei diventato il simbolo di dirigenti sindacali che hanno pagato la vita e il loro impegno. Io ho portato avanti il desiderio di tutta la famiglia per poter arrivare a questo giorno. E finalmente mi credo di posare una coppa. Nel corso degli anni ho maggiorato un più appello. E con l'occasione ringrazio quanto hanno profuso i loro impegni. Ed in particolare l'iniziamento voglio porgere alla Polizia di Stato per il raggiungimento di questo risultato. Si è alimentata spontaneamente in vasti settori del dominio pubblico la proposta di celebrare l'evento con Salerno in funerale di Stato e ringraziamo vivamente il Presidente del Consiglio per la scelta di accogliere la richiesta e ringraziamo sentitamente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che oggi ha voluto essere presente. Ora però mi rimane un sogno condiviso con altri familiari dei sindacalisti uccisi in quel periodo. Oggi ci accorgiamo che questo sogno è largamente condiviso da tantissimi italiani. Allora ci convinciamo che forse potremo finalmente realizzarlo. Si deve riscrivere la storia di questi uomini. Uomini che hanno lottato per costruire una nuova Repubblica fondata sul lavoro, sui diritti e sulla legalità. Oggi chiediamo giustizia e verità per tutti questi sindacalisti. Thank you.
riposa in pace. Ora tocca a noi vincere. Paese che vanno uno sforzo comune nell'interesse generale
degli anni ci ricorda. Il sindacato unitario può essere ancora l'asse portante della una nuova rinascita. Onoriamo così Rizzotto e tutti gli altri martiri che uccisi dalla mafia, dalla prepotenza e dall'arroganza. Sconfiggono uccidendo la paura, rifiutando la violenza e la brutalità,
difendendo libertà e lavoro come fonte di autonomia delle persone. Eppure, anche di fronte a questa verità sentiamo la necessità che non si lasci intentato di ricostruire la verità, di conoscere e di avere giustizia, di rendere così nuovamente onore a Placido Rizzotto e tanti altri, la cui morte così dolorosa è stata però esempio. Un esempio che valore tutt'oggi e che ha fatto sì che la memoria non venisse dispersa, che si continuasse anche a cercare i suoi resti, perché avessero degna sepoltura e potesse riposare in pace. Corleone era allora un paese di 15.000 abitanti, 4.000 disoccupati, tanti, troppi gli analfabeti. Il senso di giustizia, la lotta per la terra, per il lavoro libero, non sottoposto ai cantieri, dicono ancora una volta, come dice la storia del nostro paese, che il lavoro, ovvero la dignità e l'identità delle persone, è la radice profonda della democrazia. Oggi a Corleone la Camera del Lavoro tiene vivo non solo il ricordo ma la memoria di Placido Rizzotto. Nell'impegno quotidiano per la legalità e nell'incontro con quelle nuove generazioni che scelgono di dedicare le loro vacanze al lavoro nei campi confiscati alle mafie, per sostenere quelle cooperative, eredi delle lotte dei braccianti, che continuarono e continuano in Sicilia nel paese a far vivere il Rizzotto e a chiedere giustizia per tutti gli assassinati di mafia. Placido Rizzotto Libera Terra, che gestisce beni confiscati alla mafia nella sua felice corrimese. Da 10 anni lavoriamo in questo territorio con la grande voglia di dimostrare che un altro modo di vivere, lavorare e sperare nella nostra terra è possibile. Un modo che non svilisca l'impegno, le capacità, le passioni e le intelligenze, ma che dia dignità e fiducia. Pensi che sia un sogno? Sicuramente lo è, ma è un sogno che oggi è diventato un po' realtà. Anche tu avevi questo sogno, forte, viscerale e inabbassabile, frutto anche della tua esperienza di resistenza fuori dalla Sicilia, dove l'idea d'Italia unita e libera ti ha dato il coraggio di impegnarti qui, a Corleone, a casa. Abbiamo voluto prendere parte attiva del tuo sogno, che è diventato nostro e di tanti altri. Feotto, Stasotto, Biancheria, Drago, te le ricordi? Le terre dove andare anche tu con i braccianti, preoccupato. Oggi, assegnata alla nostra e ad altre cooperative, sono frequentate da lavoratori, ovviamente, che le coltivano con passione e professionalità, per trarne prodotti buoni, puliti e giusti. Sai che la storia della tua lotta e del tuo sacrificio sta facendo il giro del mondo grazie al vino che produciamo, che porta il tuo stesso nome? Ogni tanto stapparmi una bottiglia è come brindare con te, alle cooperative, una società un po' più giusta e una terra un po' più libera. Quante volte tornando a casa la sera ti sarai sentito stanco e deluso, chiedendoti il senso di tutto questo. Qualche sera tua madre guardandoti negli occhi preoccupata ti avrà detto, ma un altro lavoro no? E lo so con il sorriso di un bracciante che grazie a te ha capito, ti avrà dato la forza di continuare, nonostante le paure e le insicurezze. Non ti hanno permesso di vedere i risultati del tuo impegno. Noi abbiamo voluto prendere la responsabilità della tua eredità, con le tue stesse paure e insicurezze. Ma questa volta le cose stanno andando diversamente. Le paure e le incertezze di tanti fanno una sicurezza. La sicurezza che oggi non siamo soli. Oggi non saresti stato solo. Ci sono ancora tante difficoltà. Non tutti fanno ancora la loro parte. Ma vedi quanta gente c'è qui oggi. Non è stato inutile, non lo sarà. Sappiamo che sarai al nostro fianco e a quello di tutti coloro che insieme decidono e decideranno di non arrendersi. Con una scusa lo portò all'ospedale
fece un'iniezione con dell'aria dentro e lo uccise in ospedale. Questo è un martedì da non dimenticare. Thank you.
Che vedo. Hai visto quella di Garibaldi, invece non l'ho letta. Ah, lì, quella di Garibaldi sta. Prima di ripartire per Fondi ci è sembrato giusto venire a Via D'Amelio per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino, ai suoi uomini della scorta che in questa strada hanno subito l'attentato da parte delle organizzazioni mafiose. Rendiamo questo omaggio ad un giudice coraggioso, un uomo che ha dato la vita per la legalità. Questa è la stele che ricorda il sacrificio di Paolo
e degli uomini della sua scorta, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo, Walter.